La polemica contro il positivismo è sostenuta non solo dalle correnti di pensiero, per così dire, umanistiche, ma anche dall'arte e in particolare dalla pittura. Come si esprime questa contestazione nei confronti del determinismo e del meccanicismo dell'Ottocento? Sì, io penso soprattutto in questi termini all'espressionismo, che è proprio questa, come dire, uno degli schemi che si usano spesso, anche se secondo me è molto, molto generico, è l'idea che per un certo verso l'arte del tardo Ottocento, mettiamo lo stesso impressionismo, fosse guidata ancora da un proposito di analisi quasi scientifica della sensazione visiva, per esempio. E l'espressionismo da questo punto di vista, anche terminologicamente, sembrerebbe l'opposto, cioè diciamo nell'espressionismo, ma in genere io credo nelle grandi avanguardie storiche del primo Novecento, come il cubismo, il dadaismo, il surrealismo, si esprime la volontà di partire dall'interno e manifestare fuori, piuttosto che lasciarsi imporre un ordine oggettivo del mondo e riprodurlo magari con dei procedimenti analitici particolarmente raffinati per renderlo meglio in qualche modo. Persino il cubismo, che per certi aspetti potrebbe sembrare, come dire, uno sforzo di rendere di più la formazione dell'oggetto con la pittura, di far vedere come la nostra sensazione visiva delle cose si forma, in realtà è un'aggressione dello spirito all'esterno, cioè è una sorta di suddivisione, di scomposizione. Quando Picasso poi più tardi farà, più tardi, insomma, negli anni 10, fa le signorine di Avignone con questi nasi e queste facce, non è tanto che voglia rendere meglio diciamo, la molteplicità dell'apparenza, tutta riportata sul piano, ma vuole, secondo una certa interpretazione dell'avanguardia, e questo poi quindi non implica che cosa davvero volesse Picasso, questo è un problema che si potrebbe discutere altrimenti con documenti picassiani, picassologici, ma diciamo, guardato dal filosofo, anche un atteggiamento come quello di Picasso appare piuttosto come l'imposizione dell'interno sull'esterno, come la rivolta dello spirito contro le catene anche della forma, dei linguaggi ereditati, delle convenzioni pittoriche. Questa lettura dell'avanguardia che sto esponendo non è così originale perché la si trova in un'opera fondamentale per lo spirito di quell'epoca, che è il libro di Ernst Bloch intitolato Spirito dell'Utopia, Geist der Utopie, che lui ha scritto nel 18 e ha pubblicato nel 18 e poi in seconda edizione del 23, un libro che si trova anche in edizione italiana. In traduzione italiana, in questa edizione ultima del 23, in cui veramente, secondo me, c'è espresso quello che potremmo chiamare lo spirito dell'avanguardia del primo Novecento, che è anche, a mio parere, quello che ispira la filosofia nel suo lavoro intorno alla problematica delle scienze della natura e delle scienze dello spirito, cioè l'idea di avanguardia come collegata profondamente all'esperienza diciamo alla paura, non tanto, non solo alla paura, alla rivolta contro l'imposizione dell'organizzazione tecnologica della società. Allora, questo è un filo conduttore interessante perché, diciamo, contiene, l'essenziale di questa rivolta, cioè l'idea che lo spirito non può essere meccanizzato, spiegato, ridotto entro leggi generali, eccetera. E contiene anche, come dire, un principio per l'unificazione della cultura prima novecentesca. Non è tanto ovvio che Diltay voglia dire lo stesso che l'avanguardia espressionista. E certo non dicono effettivamente le stesse cose i filosofi e i poeti dell'avanguardia o i pittori dell'avanguardia. Però se noi leggiamo, diciamo, se noi adottiamo questo filo conduttore, questa cultura ci si presenta nella sua vicinanza, persino in qualche modo persino il principio, la relatività einsteiniana è stata riportata in qualche modo alla cultura primo novecentesca. Einstein passò un periodo a Zurigo e ci sono degli studiosi che legano la formazione delle teorie einsteiniane, su cui non vorrei fermarmi tanto perché sarebbe poi più complicato mostrare come la teoria della relatività abbia da fare con lo spirito dell'avanguardia, però
anche in questa direzione è possibile probabilmente svolgere il discorso, cioè mostrare la cultura primo novecentesca come una sorta di ribellione al positivismo. Si dice del resto anche nei manuali, la rivolta contro il positivismo. Sì, ma la rivolta contro il positivismo non è solo una rivolta teorica contro la filosofia di Comte e le sue conseguenze, è soprattutto, diventa significativa e importante culturalmente, perché è la rivolta di una cultura umanistica, aggettivo che spesso si usa in senso negativo, ma che qui voglio usare in senso positivo, di una cultura umanistica contro il pericolo dell'organizzazione totale della società.